È lunedì e questo vlog inizia da qui. Buongiorno, lunedì mattina e come avete già visto dalle riprese, io sono qui con il mio caramel macchiato di Starbucks, ovviamente non comprato da Starbucks, ma nella forma capsule per la dolce gusto. Devo dire che è la seconda volta che lo bevo, mi piace, ma per i miei gusti si sente un po' troppo il latte. Però ogni tanto al mattino per bere una cosa diversa non è male. Adesso oggi ho un po' di cose da fare, prima fra tutte, in realtà ho già fatto un po' di cose, ho pubblicato sul sito la prima uscita della nuova serie, le Scarlet Surprise Bag, dopo vi faccio vedere quella, ve la faccio vedere la prima che ho fatto, comunque la trovate sul mio sito. Adesso mi vado a preparare e sistemare perché voglio registrare il video dei regali di compleanno, ce la posso fare, ormai lo sapete che di mattina non so parlare. Quindi adesso bevo questo e vado a sistemarmi, noi ci vediamo dopo. Come promesso prima, adesso siamo qui per prendere visione della Scarlet Surprise Bag. Questa è la prima, è a tema Halloween, io non so se riuscite a vedere, aspettate, la metto così, ecco, così già dalla busta si capisce più o meno il mood della bag. Adesso la vado ad aprire, è tutta fatta interamente da me, compresa ovviamente la busta. La vado ad aprire e vi faccio vedere cosa c'è dentro. Innanzitutto ci sono 4 fogli in formato A5 stampati con pattern disegnati da me, in cartoncino 160 grammi, che possono servire per creare card, per creare divisori, per creare tutte quelle cosine che le cartopazze sanno creare. In particolare in questa bag che si chiama Sweet Halloween i pattern sono: questo è il primo, poi c'è questo, questo è il terzo con la streghetta e questo è il quarto. Poi ci sono 2 fogli di stickers con tutti i personaggi e gli elementi che ho disegnato per questo kit, eccoli qua, in varie dimensioni, ma ci sono anche in questa mini bustina 8 stickers. Adesso non fate caso perché ce n'è uno che mi è venuto male, però sono 8 stickers più grandi, vedete, con tutti gli elementi. Questo è quello che mi è venuto male, ma tanto era una prova per me. Con tutti gli elementi che ho disegnato, vedete quanto sono belli grandi, e sono, cerco di farvelo vedere, credo che questo, sono plastificati, vedete che metti a fuoco, bravissima, ecco, così si dovrebbe vedere, sono plastificati in vinile, vediamo se riesco senza far danni, soprattutto se ci vedo, vi faccio vedere che uno sticker, eccolo qua, vedete, non è un die cut ma è uno sticker grande grande grande. E poi chicchetta, c'è questo mini notepad con foglietti quadrati, sono 30 fogli e ve li faccio vedere, sono 1 2 3, sono 3 fantasie diverse. Adesso questo è stato legato qui, ma di volta in volta saranno o incollati da qua o incollati da su, poco cambia. Questa è il primo disegno, poi c'è il secondo e poi c'è il terzo disegno.
sono 30 foglietti. E questo è il contenuto della mia bag che trovate sul mio sito. Vi metto qui il nome, ma giù trovate sempre sotto ogni mio video il link per andare a vedere il sito. Adesso però mi metto al lavoro perché sto realizzando un'altra surprise bag a tema autunnale. E niente, io stamattina volevo fare il video dei regali di compleanno, ma dovevano anche arrivare gli ultimi due regali che non sono arrivati, e quindi mi sa che questo video slitterà, questo video, cioè quello dei regali di compleanno, slitterà al mercoledì, e oggi ci diamo da fare per fare un vlog. Vabbè, adesso quasi ora di pranzo, oggi mi faccio credo pasta e piselli. Sì, adesso preparo. Pranzo pronto, pasta con piselli, ne ho fatti di più, così ho già pronto anche il contorno per stasera, dato che poi fino alle 9:30 ballo. Faccio pappa, ho messo una puntata di The Big Bang Theory, così mi rilasso un pochino mentre pranzo. A dopo, ciao! Allora, sono qui sul lettino. Sul letto, mi è rimasto da dire il lettino da quando ero ragazzina. Sono qui sul letto e ho pensato poco fa che sono ben 2 mesi che non faccio un video dei prodotti finiti. Però in realtà ho un po' di prodotti finiti da mostrarvi, ma diciamo che bene o male sono sempre gli stessi. Quindi ho pensato di inserire questa cosa all'interno di questo vlog e non di fare un video a parte. Così, questa volta proviamo in questo modo. Vi faccio vedere subito. Allora, partiamo dai i miei must, quelli che ci sono sempre. Praticamente ho finito le confezioni, in realtà erano due, ma una l'ho buttata via, di prodotti Dreamlong di Elvive, shampoo e Rapid Reviver. Come vedete, restano sempre nella mia routine. Poi, io ho un po' di qua, un po' di qua. Ho finito, vediamo che vi faccio vedere. Sì, restiamo sulla bella, sui capelli. Ho finito lo spray per fond e piastra di Adorn. Ricomprerò questo, credo che andrò proprio stasera. Sicuramente prima di fare lo shampoo, ricomprerò questo perché anche se ho provato altro nel tempo sono sempre ritornata a questo. Non ho voglia di spendere più soldi di quello che costa questo. Questo l'ho pagato 3 euro, c'è ancora l'etichetta. E quindi continuerò a ricomprare questo. A me sinceramente piace. E quindi niente, è finito anche lui. Poi ho finito questo bagno doccia schiuma, sì, doccia schiuma comprato da Sien, pagato 65 centesimi, vale sì e no la metà di quello che l'ho pagato, cioè praticamente niente, non ha profumazione, ma neppure mentre lo sto usando, neppure se lo apro lo sento direttamente da qui. Non mi ha dato nessuna sensazione di idratazione, di morbidezza, niente, proprio un sapone per le mani, anzi no, il sapone per le mani che sto usando ora idrata e profuma più di questo, quindi assolutamente mi devo ricordare di non ricomprare questi docce schiuma di Sien. Vedete, sono quelle cose che capita che compro così, tanto per una piccola gratificazione, senza averne bisogno perché sono piena di bagnoschiuma in casa, così, tanto per dire che ho comprato una cosetta ogni tanto, ma putti sempre soldi, fondamentalmente. Poi ho finito questo gel detergente per il viso di Sien, quello ai carboni attivi. Devo dire la verità, questa volta forse mi ha fatto un po' di reazione allergica, ha dato fastidio alla pelle perché mi sono resa conto che quando l'ho usato mi venivano fuori un po' di brufoli, cosa che io sempre però aumentavano. Quando l'ho sospeso i brufoli sono andati via, quando l'ho ripreso per finirlo i brufoli sono tornati, quindi mi sa, ahimè, che è colpa sua, ne ho un'altra confezione. Vedremo se utilizzarlo ancora oppure no. Ho
Ho finito la mia scorta di Shemmy, questo è inguardabile, l'ho usato per tantissimo tempo perché mi dimenticavo sempre di ordinarli, questi sono i panetti struccanti della SBC che compro su QVC e mi sono ancora dimenticata di comprarli, ma stanno per arrivare perché fra i regali di compleanno che vi ho detto oggi che sto aspettando e che ancora non sono arrivati, quindi... Sì, continuo a trovarmi bene con questo, la combinazione Take the Day Off e Shemmy di SBC più poi la doppia detersione con la schiuma di la mandorla di Lidl, di Sien, per me è l'operazione di struccaggio perfetta, quindi sì, continuerò ad usarli. Poi c'è una confezione di Dash Pods, con gli all-in-one pods, queste, sono anni che uso queste, voi lo sapete, se vedete tutti i miei video c'è sempre una confezione di questo, non cambio detersivo, non ho intenzione di cambiarlo, mi trovo bene con questo. Vi avevo detto nell'ultimo video dei prodotti finiti che avevo comprato un nuovo Lenore ed è questo, è il Panarea. E mi piace tantissimo, tant'è che questa è la seconda confezione che ho finito e ho la terza in uso per tre volte, non ho sentito bisogno di cambiare profumazione. Mi piace davvero tanto 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 e credo che sia la profumazione fra quelle che ho provato fino ad ora di Lenore che persiste di più sui vestiti, anche ora che sto andando a danza oppure quest'estate quando ballavo in spiaggia e sudavo, nonostante il sudore, la profumazione io continuavo a sentirla sui vestiti, quindi credo che non cambierò per ora, per qualche tempo, sempre ammesso che la trovo, continuerò ad usare questa profumazione. E poi ho finito questa confezione di Oust che è un elimina odori, lo uso soprattutto in cucina, di là è strepitoso per eliminare l'odore della cucina e per rinfrescare le tende e il divano. Sapete, a volte magari cucini la fettina, prepari qualcosa e resta quell'odore, anche se tieni aperto, resta un po' di odore in giro per la stanza e va ad attaccarsi sui tessuti, quindi su tende e divano. Questo dà una grossa mano a rinfrescare e quindi devo andare a ricomprarlo. E poi ci sono tre prodotti beauty, c'è questa che è la crema contorno occhi di Sien alla mandorla organica, mi dovrò ricordare, sperando che esca di nuovo questa linea, di solito esce verso la fine di ottobre-novembre, mi dovrò ricordare di farne un po' di scorta, insieme ovviamente alla schiuma detergente, anche se ne ho ancora, ma qualche pezzo dovrò comprarlo. Speriamo che il signor Lidl mi ascolti anche quest'anno. Poi ho finito il Transformist di Astra, mi ci sono trovata bene allo stesso modo in cui mi sono trovata bene con l'altro di cui adesso non mi sovviene, non mi soggiunge il nome, magari ve lo scrivo giù. Adesso sono indecisa se ricomprare questo o ricomprare quello. Questo risulta un filino più coprente e quindi propenderei di più per questo, però nello stesso tempo se lo faccio andare a finire tipo sul contorno occhi mi segna tantissimo. Infatti tempo fa parlai con Cinzia, se non sbaglio, sì, con Cinzia, ciao Cinzia, mi chiese proprio se era il caso di usarlo come contorno occhi. Per me no, perché va molto nelle pieghette, copre tantissimo, ma come invece del correttore, non come contorno occhi, copre tantissimo ma va molto nelle pieghe perché è molto secco e pastoso, quindi no, per quello scopo no. Come fondotinta invece mi piace, quindi adesso devo decidere, magari vedrò qual è in offerta dei due, se comprare questo o l'altro di Astra. E poi ho finito una delle confezioni che avevo di More Than Concealer di L'Oreal, l'ho ricomprato, continuo ad usarlo. Questo all'inizio mi andava un po' nelle pieghette quando lo usavo, ma mi sono resa conto che con un buon contorno occhi nutriente questa cosa e con la spugnetta bagnata questa cosa non succede.
o succede meno. E quindi ho deciso di continuare ad usarlo. E questi sono i prodotti finiti per questo periodo. Adesso vado a editare questo video, poi magari ci vediamo dopo per i saluti finali. Intanto sto continuando a disegnare le cose a tema autunnale per l'altra Scarlet Surprise Bag, ma ne ho messa anche un'altra sul sito, se vi va andatela a vedere, sempre a tema Halloween ma con uno stile un pochino più classico dell'Halloween, quindi i colori classici, l'arancio, il viola, giusto per accontentare anche chi non ama tanto il rosa, riferendosi ad Halloween. E niente, continuo a disegnare un altro pochino, poi chiudiamo questo video. E ci ritroviamo come al solito qui alla fine del video, davanti all'editing del video stesso per i saluti finali. Ce l'ho fatta a fare questo video del lunedì, ho seriamente dubitato ad un certo punto perché, come vi ho già detto, i programmi erano altri, ma ce l'abbiamo fatta. Spero come al solito di avervi intrattenuto piacevolmente per qualche minuto. Se siete passati da qui vi ricordo di lasciare un commentino così che io possa salutarvi. Per questo video è tutto, se vi va ci vediamo al prossimo video, vi mando un grosso bacio, ciao, ci vediamo mercoledì.